Di questo vuoi dire sì, zucco noi del discorso? Diciamo, in prima squadra abbiamo diciamo, più della metà che fanno anche l'Under 21 e alcuni che fanno anche i juniores e che giocano stabilmente in prima squadra, e abbiamo fatto questa scelta. Abbiamo degli stranieri che ci fanno crescere perché si sono ambientati benissimo nell'ambiente e giocano diciamo, dando tutto per la, come se diciamo, fossero di Fabriano anche loro, e quindi io penso che noi abbiamo trovato un giusto mix con Nubio. Ecco, probabilmente è anche una cosa di cui andiamo molto fieri, ecco. Va bene Andrea, io ti ringrazio, ti chiedo semplicemente ti faccio una domanda finale: la Vigor Fabriano si salva direttamente, vai play out oppure no? Vedremo. Io spero che la Vigor Fabriano giocherà bene le prossime partite, poi non... quello che sarà, insomma, non me la sento di... Non so perché, ma aspettavo una risposta diplomatica e schiva da parte tua. Grazie mille Andrea del tuo contributo, grazie di essere stato ospite con noi, in bocca al lupo per la partita di sabato e per il proseguo del campionato. Crepi, e saluto nuovamente a tutti. Ciao. Grazie, grazie, grazie nuovamente a te, grazie ad Andrea Bonucci per essere stato ospite con noi. Dunque, come al solito, quando ci avviciniamo a fine trasmissione, il tempo sembra scorrere più rapido, quindi immediatamente a breve ci metteremo in collegamento con il prossimo ospite. Si tratta di un allenatore che partecipa alla Final Eight, ovvero l'allenatore della Maran Spoleto. Si tratta di Massimiliano Monsignori, la formazione che ha vinto il quarto di finale prima della partita della FG San Giorgio, che quindi andrà ad affrontare proprio la vincitrice dell'ultimo quarto di finale. Non sappiamo ancora il finale, dopo questa telefonata ci ricollegheremo nuovamente con Trasatti, dobbiamo correre assolutamente. Dunque credo che non sia pronto il collegamento, sì, la regia mi fa segno che non è ancora pronto il collegamento. Allora torno a parlare con Cleverson Favetti. Nella Serie B appunto c'è questa lotta a salvezza, tu che hai affrontato un po' tutte le formazioni, chi è che credi che alla fine possa spuntarle e chi invece che vede un po' più in difficoltà? L'Ancona vedo in difficoltà, perché l'Ancona ha una classifica un po' difficile, anche se c'è un ricorso che potrebbe riassegnare e ricambiare un po' le carte in tavola. Sì, può cambiare qualcosa, però io non vedo così, anche perché dopo c'è, se sono due o tre partite difficili sulla carta da giocare. Dopo la Fabriano ti ha messo un po' in difficoltà, anche perché ha due o tre partite che sono un po' toste, e dopo abbiamo, non lo so, c'è Fabriano ancora, poi c'è vedi la classifica in sovraimpressione, anche Ravenna non è messo tanto bene. Ma tra quelle formazioni lì invece chi credi che abbia tutte le carte in tavola al di là della classifica per salvarsi, chi ha qualcosa in più di valore? Io vedo lì il Monte Silvano, c'è una possibilità buona, i Forlì e magari il Polidoro, però non sono sicuro di quello lì. Però il Mozzovano e il Forlì penso che si possono salvarsi. Dunque, invece per quanto riguarda la zona playoff, più o meno i giochi sono fatti, perché la Chevrolet Treccolli è ad 8 punti dall'Atletico Teramo, anche se in casa dorica dopo il margine rosicchiato nello scorso weekend c'è qualche speranza che alla fine il Teramo possa accusare un po' il colpo, ecco, per così dire, magari rimangiare. I punti sono tanti, obiettivamente mancano 5 giornate e quindi diviene molto difficile recuperare 8 punti, però insomma pensi che sia un discorso chiuso? No, non c'è niente chiuso, anche per noi che siamo seconde lì, se sono punti da giocare, e anche per la Chevrolet penso che se sono le possibilità di arrivare al terzo posto, sì. Allora, a breve ci ricollegheremo nuovamente, non riusciamo a stabilire il collegamento con l'allenatore della Maran Spoleto, Massimiliano Monsignore, a breve quindi ci ricollegheremo con Claudio Trasatti, a cui chiederemo nuovamente un aggiornamento per quanto riguarda la partita, il quarto di finale vede impegnata la FG San Giorgio all'Office One Torino, diciamo in precedenza 1-0 a fine primo tempo, rete di Cantagallo. Cleverson, tra gli allenatori che hai avuto quest'anno Rocchi, l'anno scorso Bargnesi, qual è l'allenatore che ti ha più impressionato, ti ha lasciato più favorevole, quello più preparato insomma? Tutti e due sono preparati bene, però vedo l'allenatore di adesso c'ha un po' più di esperienza, diciamo così. Anche Bagnese ha fatto per, non lo so, due o tre anni il secondo del mister Osimani,
è un bravo allenatore, però vedo che Rocky è un po' più esperto nel calcetto. Quindi insomma buoni giudizi sul tuo attuale mister. Allora, dunque, nuovamente collegato con noi Claudio Trasatti. Dunque Claudio, come sta andando? Sì, ti dico che il risultato ora è di 1-1. Il Torino è pervenuto al pareggio dopo 5 minuti del secondo tempo con Capitan Rubei. E qui mancano 4 minuti e 2 alla fine della partita. 1-1, una partita, dicevo. Scusa, non ho capito il tempo al termine, presidente. 4 minuti. Sì, 4 minuti alla fine della partita. 4 minuti di sofferenza. Allora, visto che abbiamo ancora da leggere qualche messaggio e tra tempo effettivo, insomma, forse riusciamo a seguire la partita fino alla fine, io direi di chiudere il collegamento immediatamente, se sei d'accordo, presidente, e risentirci fra 5-6 minuti reali, effettivi. Va benissimo, Matteo. Ti chiedo scusa per la chiusura lampo, ma almeno riusciamo ad essere aggiornati. Va benissimo. Ok, a tra poco allora, presidente, grazie di nuovo. Ebbene, insomma, una puntata particolare, movimentata, perché ci stiamo improvvisando quasi una trasmissione di aggiornamento in tempo reale. Io chiedo alla regia di mettere nuovamente in onda la schedina Agla, vi rinnovo l'invito, ascoltatori di Radio Center Music o spettatori, soprattutto di ATV, perché per giocare la schedina dovete vedere la tabella, di inviare il vostro pronostico, per tutte e 10 le partite, segno 1x2, ricordo il numero 349 39 18 169, un pronostico che potrebbe portarvi alla vincita, come accaduto questa settimana per Riccardo Pesaresi, di un paio di scarpe Agla del valore massimo di 120 euro, quindi insomma un bel premio in palio. Insomma, se siete come la settimana scorsa una decina, 15 a giocare la schedina, avete anche buone opportunità, quindi provate e giocate la vostra schedina. Mi avvicino al monitor per dare un'occhiata agli altri sms che sono arrivati. Bene, vedo arrivare anche in questo caso alcune schedine, vedo anche arrivare qualche domanda e qualche curiosità. Allora vado a leggere, perdonate un attimo un po' se temporeggio. Allora, mi invitano a ricordare che domenica mattina, questo è Sergio Venere della Chevrolet Trecolli, fa benissimo, c'è una sfida importantissima per quanto riguarda proprio il campionato Under 21, perché nel girone G, quello diverso da Nuova Morovalle e Civitanova, c'è la sfida tra prima Chevrolet Trecolli e Palex Trafano, che insegue a 2 punti. Quindi domenica mattina non mancate all'appuntamento al Pala Chevrolet di Montesicuro, dove ci sarà il faccia a faccia finale per l'ultima giornata del calendario, dove stabilire chi vince questo girone, quindi questo campionato. Allora, poi per Favetti, temi la trasferta di Pesaro? Questo è Umberto che te lo chiede. Beh, insomma, qualcosa ci avevi già detto. Sì, tutte le trasferte sono dure da giocare. Il giocatore più forte del Pesaro 5? Tavoloni, Cesar Tavoloni, giocatore di esperienza, giocatore allenatore. Dunque, poi ancora, questo credo che sia nuovamente rivolto a te, credo che sia un ragazzo delle giovanili che, beh, insomma, ti scrive quasi una poesia, perché dice: ciao mister, con la tua fantasia, il tuo entusiasmo e le tue magie mi hai fatto riscoprire la passione per il calcio come quando ero bambino. Non vedo l'ora che viene il sabato per vederti, magari provare ad imitarti la domenica. Grazie di cuore, mister. Beh, un messaggio questo da stampare, da incorniciare. Sì, sempre buono sentire. Poi questi sono sempre i supporter del Leopardi Falconara, Diego in particolare, che firma un messaggio dicendo: domani tutta Falconara a tifare Leopardi.